deficit. Ho saputo che tu non eri lì con il tuo portafortuna, ho temuto per loro. Però alla fine la magia in qualche modo ci ha dato modo di vederli finalmente. Ma signori, siamo in quella che è la selezione dei campioni finalmente. Quindi Flamengo Esports inizia la loro fase di ban con Kiana ed Elise eliminata. Mentre ovviamente lato Royal Youth abbiamo Pantheon e qui giustamente il ban di rispetto di Draven. Non hanno a caso. Hanno imparato dai loro errori, Royal Youth, diciamo. Hanno trovato effettivamente consolazione adesso nel rimuovere questo campione. Vediamo se sarà abbastanza. Flamengo continuano con dei ban molto aggressivi. Rimuovono due potenziali jungler molto potenti d'early game come Kiana ed Elise. E questo Renekton che è stato molto importante in generale a tutto il torneo. Gli unici campioni, come ho detto molte volte nella giornata di oggi, nella giornata di ieri, che hanno mantenuto il 100% di presenza all'interno di questo torneo sono per adesso Pantheon, Kiana, che li vediamo bannati, e Xayah, che ancora non si è fatta vedere in questa draft. E i Royal Youth subito selezionano Ezreal dalla loro per pilot, quindi vediamo se BRTT andrà a raccogliere quella Xayah dalla sua. Vedremo in ogni caso, perché per adesso con Gragas ultimo ban, lasciato quindi il pick Lee Sin ed Ezreal, Syndra è stata la scelta per i Flamengo. E tutto sommato per ricoprire un ruolo come il bullo da corsia, perché no, Syndra può fare un po' le veci di questo Draven per BRTT, per quanto ci sia più possibilità che vedremo comunque un tiratore come Xayah per l'appunto. C'è quella possibilità, la draft dei Flamengo è molto simile a quella che hanno impostato contro i Damwon già oggi in precedenza, con l'eccezione di non era Syndra, quella era una Nico, quindi molto meno flessibile, non c'era quel potenziale di flex in corsia inferiore. E Syndra per BRTT, nonostante sia un mago, quindi non un tiratore, non un campione che tradizionalmente BRTT adora, è comunque un buon bullo da corsia, un campione che potrebbe mettere close, perdonami, pilot nei guai un po' con questo Ezreal. Vedremo in ogni caso LeBlanc, la scelta per i Royal Youth di chiudere così la loro prima fase di pick. Andiamo per la seconda, Gangplank rimosso da parte sempre dei Royal Youth. E adesso vedremo i Flamengo come risponderanno, come inizieranno questa loro seconda fase di ban. Questo ban di Gangplank è interessante perché i Royal Youth ancora non hanno selezionato il loro top laner, stanno forse indicando che vogliono rimuovere dei campioni ad alta priorità che non vogliono piccare loro stessi. Chiaramente vai a selezionare un Ezreal, stai giocando, stai puntando a una bot side debole attorno alla quale non vuoi necessariamente giocare, quindi un Gangplank stesso ruolo ma dal lato superiore di mappa, quella suprema va un po' a vanificarsi nell'intervento che vorresti avere proprio in quella corsia inferiore e quindi non è un campione che vuoi selezionare. Non vuoi neanche però che lo prendano i tuoi avversari e quindi lo rimuovi. Assolutamente, Kled un'ottima risposta per andare ancora lì a limitare quelli che possono essere un po' i top laner che poi vai insieme a Renekton a poter selezionare come anche lo stesso Pantheon, quindi tanti top laner in questo momento che vengono rimossi dalla selezione. E infine i Royal andranno sull'ultimo ban di Kai'Sa per andare ancora una volta a tempestare quella che è la duo bot per permettere a Ezreal di avere una facile corsia. Pyke da parte di Flamengo, anche lì un'ottima risposta. Sì, questo ban di Pyke mirato un pochino dal momento che hai già selezionato, hai già montato Ezreal come il tuo AD carry. Ezreal molto safe, permette di liberare il proprio support e farlo viaggiare tranquillamente nel corso della mappa, andare ad assistere. Questo finalmente è un Blitzcrank. Finalmente abbiamo un Blitzcrank ai mondiali dopo i buff che ha ricevuto nella patch 9.19. Lo stavo aspettando, ero sicuro che prima o poi sarebbe arrivato ed eccolo qua. Questo è un Blitzcrank molto interessante perché se adesso è effettivamente quella Syndra da corsia inferiore devi rivalutare il tuo piano, perché Syndra è un mago immobile molto vulnerabile ai grab avversari. Infatti BRTT subito cambia stile, si porta a casa una AD carry molto safe con uno spell shield che fa decisamente comodo. Ti dirò, il pick di Sivir, più che confermarmi che BRTT volesse andare per una AD carry, mi fa confermare che quella Syndra era bot, ti dirò. Mi dà proprio questa sensazione. In ogni caso bravi Royal a spingere su questo Blitzcrank, anche perché ormai sono 4-5 giorni che Karen continua a dire no ragazzi, Blitzcrank, i buff lo dobbiamo vedere a questo plane come minimo. E infatti adesso ce l'abbiamo. Camille infine è un'ottima scelta per quella che è una corsia superiore. Camille di base come un ottimo top laner si comporta molto bene contro più o meno chiunque e avrà comunque una corsia forte da quella virtù della 3D in poi con un ottimo speed push anche qualora serva. Assolutamente, Camille va ad aggiungere un ulteriore win condition al tuo team che adesso non deve agire solamente tramite team fight, ma se parli di split push i Royal Youth rispondono a tono con questa Fiora. Non vogliono lasciare potere nell'1v1 diretto in corsia superiore o inferiore che sia ai Flamengo Esports. Vuoi il duello, vuoi l'1v1? Eccotelo. E anche in fattore di split push per appunto Fiora si comporta molto molto bene, quindi vedremo impegnati sia Armut che Robo, almeno posso solo immaginarmi, sempre lì in quelle corsie esterne, che sia inferiore o superiore, a contendersi la corsia, spingere l'uno l'altro ondata e conquistare quanto più terreno. Ovviamente ci aspetteremo l'1v1 di questi due duellanti. Già, sarà molto interessante anche vedere se Goku opterà per un teletrasporto con questa Syndra per voler giocare anche lei un po' più di corsia laterale
nell'eventuale speed push, nell'eventuale 1-3-1, o se preferirà qualche summoner spell da combattimento per sopravvivere una laning phase contro LeBlanc che può essere a tratti un po' ardua. Ma dobbiamo parlare per forza di cose di questo Blitzcrank, perché è la prima volta che si mostra a noi in questo campionato mondiale questo pick completamente innovativo, applicato, possiamo dire reso disponibile da questi buff che ha ricevuto nell'ultima patch. Che buff sono di preciso? Sono dei buff molto interessanti. Un bel tocco di range aggiunto al suo grab. La sua abilità principale, quella potrebbe essere anche l'unica abilità di Blitzcrank, e sarebbe comunque un campione che ricopre perfettamente il ruolo per cui è destinato. Adesso che può grabbare ancora da più lontano, però bisogna stare attenti. È stato aggiunto del range, non è stata aggiunta della velocità di movimento. Quindi il grab sì, arriva più lontano, ma complessivamente si muove un po' più piano. E quindi questo permette dei tragitti di grab più particolari, perché puoi grabbare oltre dei muri che prima non riuscivi a raggiungere. Puoi andare a minacciare molto facilmente i buff avversari, ad esempio dalla giungla, ma è un po' più facile evitarlo. Staremo a vedere, signori, perché finalmente gli stemmi, come di consueto, ci lasciano lì e ci portano su Runeterra, land degli evocatori, per questo match che deciderà un po' le sorti del loro gruppo, i Flamengo Esports contro i Royal Youth. E quindi da casa con i vostri hashtag, hashtag FLAWin se ti fate per i Flamengo Esports, hashtag RYLWin se pensate che i Royal Youth possano trovare la vittoria e forzare lo spareggio. BRTT per fortuna si è reso conto di non aver acquistato gli oggetti, sta già tornando in base. Questo calerà un po' la priorità di mappa che stavano cercando di impostare i Flamengo, almeno per difendere un pochino la loro base, dal momento che, come tutti, che qualsiasi persona che abbia mai giocato solo Q sa, se c'è un Blitzcrank dal lato avversario devi stare attento agli invade. Esatto, almeno quel tribush, come minimo non ti puoi avvicinare. Però l'hai detto, il fatto che abbiano aumentato la loro gittata, voglio vedere quindi messa in atto questo nuovo buff, perché voglio vedere delle giocate in maniera non solo proattiva ma anche molto intelligente, che volgano a loro favore questi muri, queste distanze, per chiudere l'avversario in una posizione scomoda, da doverlo magari sacrificare un flash e, qualora non ci fosse, la sua vita. Già, per adesso entrambi i team giocano abbastanza difensivamente. I Flamengo, per prepararsi da quell'eventuale invade, hanno messo il lume vicino all'entrata della loro giungla, attorno alla corsia centrale e proprio in quella trifronta, in corsia inferiore, per assicurarsi che non ci sia nessuna sorpresa ad aspettarli mentre si avviano verso la corsia. I Royal dalla loro hanno messo il lume di Tolerant, che poi è tornato in base per cambiare trinket sempre nella trifronta della corsia inferiore, per vedere qualora i loro avversari di corsia fossero tornati in lane dopo aver magari cercato un pull, ma così non è stato, perché Shrimp start in solitaria dai lupi. Lo start dai lupi è uno start molto particolare, che soltanto alcuni jungler che riescono a pulire bene d'area possono permettersi di fare, perché questo non dà nessuna informazione al team nemico. Nessuno ha dovuto pullare. Tolerant, il primo grab. Forza Lucy nella sua spazzata. Un ottimo chakra da parte di BRTT per andare subito a colpire quell'area interessata, perché di fatto Lucy ha subito danni, sì, ma è la di carry dei Royal ad aver comunque preso sonore batoste. E questa cosa è fondamentale, perché andando anche a vedere un po' il resto comunque della corsia, intanto Blitzcrank azzeccata la skin, devo essere sincero, molto in linea, molto con, carina, molto in tema con il team stesso. Ma in ogni caso lo vediamo, questa continua aggressione, questa proattività nel cercare i grab. Ovviamente piano piano dovrà anche considerare il dispendio di mana, ma sicuramente rimarrà questo, un Ezreal che ha pressione su una corsia inferiore. Assolutamente, lì forse quell'ultimo grab si è potuto un po' vedere, una percezione un po' più rallentata, un pochino più semplice prevedere, quindi spostarsi dalle mire del robot avversario. Lucy, anche lui dalla sua, ha un bel campione con dei grab, comunque un trash con cui ci ha dimostrato delle belle performance. Trash contro Blitzcrank però è un matchup particolare, qua si scrutano gli occhi senza nemmeno saperlo. Lo sanno tutti e due, tutti lo sanno che sono davanti a quel cespuglio, uno davanti all'altro. Shrimp però in corsia inferiore, una lanterna potrebbe scatenare il fight da parte di Lucy. Assolutamente, per adesso sta giocando, esatto, sta giocando col fatto che il Minion Rosso non dà visione sulla sua presenza. Ora pulito potrebbe dare, no, non è ancora il momento di entrare in quel cespuglio e farsi forte, però tanto tempo lo sta perdendo. E Closer di rimando, attenzione, eccola, parte per l'appunto la prima lanterna, si lancia in avanti, ma Tolerant bravissimo, raggiunge lo stesso Closer come ritirata. Questo vanifica un po' di tempo, se non fosse che per l'appunto Closer si è dovuto impegnare. Shrimp ha detto no, non ci pensare proprio. Riflessi pronti, riesce a prendere la recovery anche con la punizione. Molto bella qui la mossa di Tolerant di spostarsi sì verso il fiume, che è un po' tratto in inganno Lucy, perché pensava fosse un juke, pensava fosse qualche finta, e ha comunque lanciato i suoi skill shot in direzione della torre, ma Tolerant stava soltanto riunendosi a Closer senza nessun problema. Attenzione, Seol parecchi schiaffi, moltissimo attack, Goku anche un po'
un po' forzato dalla presenza stessa di Shrimp, sono riusciti a trovare delle ottimi damage output iniziali. In ogni caso, il vantaggio per adesso sarà sempre a favore di Goku. Sì, nel frattempo i Royal piano piano stanno accumulando qualche vantaggio in Goku. Un altro grab, ovviamente sempre ai danni di Lucy, forte ovviamente delle sue scosse assestamento come runa. Un altro grab però da parte questa volta di Lucy. BRTT, devo essere sincero, ha sicuramente più spazio e maggior focus rispetto ovviamente a Pilot, ma di rimando Ezreal, la skill shot in mezzo ai minion, è difficile poter averla meglio. Questo va a favore di BRTT e Lucy. Assolutamente, in questi trade iniziali sicuramente Tolerant addirittura costretto un po' a utilizzare la sua passiva, il suo scudo che si attiva andando a proteggere dopo che la scossa di assestamento si era estinta, quindi quelle resistenze erano andate sparite. BRTT però un bel dispendio di mana nel continuare a mantenere priorità di corsia, e con il fatto che il grab di Blitzcrank è stato un po' rallentato, questo rende anche molto più facile per BRTT con questa Sivir utilizzare lo spell in maniera reattiva e non più predittiva. Quindi non una corsia particolarmente difficile per lui, deve soltanto stare molto attento a come utilizza quella spell, perché chiaramente lo spell shield di Sivir ha un cooldown bello alto e se lo utilizzi impropriamente è lì che Tolerant può andare a punirti. Assolutamente, intanto qui vediamo lo stesso Robo aver spinto fin su torre una cospicua ondata per poi ovviamente tornare in base e prendere subito delle ninja tabi molto difensivo. Vuole essere sicuro, tranquillo di quella corsia, anche perché finché mantiene sotto torre Fiora è sicuramente una cosa a tuo vantaggio. Per adesso sì, ma l'early game di Fiora è un po' la parte meno preoccupante. Vediamo che già adesso Armut sta guadagnando un leggero vantaggio in CS rispetto a Robo. Deve ancora certo optare per il suo primo recall, e Robo ha guadagnato un sacco di tempo pushando l'ondata in maniera corretta e assicurandosi di non dover utilizzare il teletrasporto per tornare in corsia. Non so se Armut riuscirà ad avere lo stesso lusso. Armut, tra l'altro, non abbiamo menzionato, ma cleptomanzia come scelta di come da parte sua per massimizzare un po' le sue entrate in questo early game, puntare subito agli oggetti di cui ha bisogno per andare a pareggiare un po' il conto nell'1v1 contro Robo, che accumulerà oggetti, accumulerà statistiche, ma l'1v1, perché i Royal possono giocare come vogliono i Royal, deve vincerlo Armut. Questo è vero, per quanto sia particolare la runa della cleptomanzia, vuoi per l'appunto spingere su un early game iniziale conscio delle tue abilità, ma attenzione perché qui Closer e Seol sullo stesso Goku, mentre tanto lui si è grabbato nuovamente da Tolerant, ustione su di lui, alla fine salva la vita e addirittura vediamo dalla minimappa Goku ha scacciato sia Seol che Closer. Un'ottima dimostrazione di forza da parte dei Flamengo qua, che non si fanno intimorire, siamo al sesto minuto. Attenzione però, perché qui l'onda sonica da parte di Closer connette su Shrimp, subito immersione lì in quel fiume al fianco di Lucy, prova il grab, purtroppo non lo trova, un ottimo sciumpo da parte di Closer, portarsi fuori dai guai con il proprio lume. Per adesso soltanto i solo laner stanno raggiungendo i livelli 6, quindi sbloccando le supreme, quindi servirà ancora un po' di attesa prima di vedere dell'azione vera e propria. In corsia inferiore abbiamo visto una lane molto tranquilla da entrambi i lati. Pilot sta continuando a farmare, sta addirittura farmando meglio di BRTT, nonostante abbia anche quella cleptomanzia ad aumentarlo. Quindi un'enorme entrata per Ezreal in questo early game, che se la sta gestendo quasi alla perfezione. Una di quelle angolazioni particolari, esatto, che prima non erano possibili. Tolerant che dall'oscurità dietro a quel muro, dietro addirittura all'angolo che il muro assume naturalmente, riesce quasi a trovare la via per grabbare BRTT dalla sua. Di pochissimo, un rischio che ovviamente non puoi neanche solo immaginare. Certo, puoi immaginarti che sia magari in un cespuglio, quindi prendi proprio quell'angolo per andare di rimando parallelo a quel cespuglio per evitare possibili grab. Però ovviamente dall'altro lato non sai che magari lo stesso Blitzcrank è proprio lì, su quell'altro muro, che aspetta un buon grab. Già, se vediamo adesso dal grafico, Pilot in cima alla classifica di gold ottenuto in questa partita, grazie a quel farm, grazie alla cleptomanzia, addirittura supera BRTT di un centinaio di gold. Un ottimo inizio per questo Ezreal, che piano piano lo conosciamo, un campione che nel mid game, una volta raggiunte le sue prime power spike con la pura mana full staccata, con la virtù della triade o guanto del gelo, qualora volesse optare per uno o l'altro, deve far valere quelle spike prima che Sivir raggiunga late game, perché Sivir campione da 500 CS win condition, questo vuol dire completi la tua build, hai tutti i tuoi oggetti e i danni che riesci a fare praticamente ad area passivamente durante un team fight, colpendo la frontline ma andando a ferire anche la backline, le permettono di avere una presenza nettamente superiore. Questo è vero, tanto qui Robo ha forse un iniziale vantaggio, e dico forse perché per l'appunto pochi colpi, grazie comunque anche al secondo ramo di talenti di determinazione da parte di Armut e l'ottenimento già della sua Tiamat, che a differenza di Robo ha preferito, anziché andare di rush di Ninja Tabi, ha avuto fin da subito la meglio. Attenzione perché quelle che Seol connette la prima volta, la seconda ne riesce addirittura il grab da parte di Tolerant, un'ottima combinazione di stack, la runa della scossa di assestamento riuscirà ad avere la meglio, il flash, la vita salva, bravissimo Goku e ovviamente
magistrale, come se è riuscito in qualche modo a scampare. Peccato per Closer perché non ha attaccato, voleva in qualche modo lasciare l'uccisione. Già, te lo dico io come è riuscito a scappare. Tolerant ha grabbato Goku via dalla Q di Closer. Già. Non ha trovato il bersaglio e quindi Goku è riuscito a scappare grazie al suo flash oltre quel muro. I Royal quindi mancano la coordinazione su questa esecuzione e salvano il mid laner avversario. Dopo un'azione che era partita veramente bene, con la prima catena di Seol che aveva trovato il suo avversario in mezzo ai minion, un hit fantastico. Beh, d'altronde lo conosci Blitzcrank, o salva o miete vittime, in questo caso ha salvato. Blitzcrank da e Blitzcrank si porta esatto. via. Beh, d'altronde, se ci fai caso, un'apparizione di questo genere, rivediamo in questo replay. Ecco, penso solo che ci sarà uno slow-mo, grazie mille regia. Eccolo. Ah. Non trova il bersaglio, Goku a questo punto è tranquillo di flashare, oltre Shrimp che sta facendo un po' da bodyguard e impedendo quindi l'inserimento di Seol in inseguimento. Facile, facile fuga per lui. Bosciuolo della divinazione utilizzato ora da Tolerant, ma è solo per avere visione di Lucy, ma ormai il drago è scomparso. Un primo drago della nuvola che, sì, non è forse uno dei migliori a questo minutaggio ormai, ma il prossimo è della montagna e questo può far piacere ad ambedue i team. Già, assolutamente, entrambi i team hanno un forte elemento di split push, così come un forte elemento di assedio dalla loro, esatto. Ezreal da un lato. Sivir può pulire le ondate molto facilmente, quindi per i Royal sarà indispensabile trovare un po' di tempo libero con le strutture, magari addirittura concentrarsi su quel Baron per andare a ridurre il potenziale di wave clear di Sivir. Sivir e Syndra, entrambi. Esatto. Vedremo in ogni caso perché siamo all'ottenimento, o meglio, al decimo minuto, e quindi il messaggio di RZT molto aggressivo, nonostante ovviamente non sappia, ma può solo immaginarsi dove possa essere Tolerant. Ovviamente la fortuna di BRTT è che Ezreal di per sé non riesce a scatenare fin da subito tutto il burst immediato, e quindi anche un grab addirittura da quella distanza in realtà distanzi solamente dal tuo DKR, quindi si fa anche un po' forte di questa presenza, seppur non conosce. Già, per adesso appunto l'abbiamo visto nell'early game abbastanza tranquillo da ambo i lati. I Royal piano piano stanno accumulando un leggero vantaggio in gold, sempre di più, sempre grazie un po' a quel vantaggio di CS che vediamo dal lato inferiore. Anche la corsia superiore, Armut trova qualcosina dalla sua. La cosa più sorprendente forse è vedere Closer così tanto indietro rispetto a Shrimp, nonostante Shrimp non abbia trovato azioni particolarmente di rilievo. Closer sì, c'è stato, ci ha provato qualche volta, ma questo forse è uno degli early game in cui l'abbiamo visto meno d'impatto. Solitamente uno dei principali promotori dell'azione dei Royal in questo early game non è riuscito a dare altrettanto, con Lee Sin che ancora deve completare la Giamma del Guerriero. Sì, si è preso il Messaggero dell'Anda e quello sarà utile per il suo team qualora riuscisse a utilizzarlo per prendersi qualche placca dalle torri, ma ancora manca 2 minuti e mezzo prima della scadenza di quell'obiettivo. Vediamo se riusciranno a farlo in tempo, se vorranno farlo in tempo. Vediamo, perché tanto quei Lucy riporta in zona di agro lo stesso Shrimp e danni di Tolerant, costretto ovviamente all'utilizzo del suo scatto. Sento finalmente Armut Rob però bravissimo a utilizzare il proprio scudo e l'attacco potenziato per avere la meglio sui primi trade. Ora si fa avanti, l'ultimato Max è disponibile, così come la Superman stessa di Armut. Ambedue devono stare molto attenti, dato qui Suprema, magistrale l'utilizzo da parte di Tolerant. Ci ha provato, purtroppo non è riuscito nell'insieme, in tutto ciò che voleva provare, ma bravissimo comunque nell'utilizzo della Suprema e poi del grab. Già, esatto, quella è la combinazione da fare. La Suprema di Blitzcrank da qualche patch ad adesso distrugge gli scudi, e nel caso dello Spell Shield l'avrebbe distrutto comunque, ma metti caso ci fosse una Morgana dall'altro lato, con quello scudo nero che impedisce i controlli. Utilizzi la tua Suprema, distruggi lo scudo nero e poi puoi trovare il grab senza problemi. Attenzione, perché qui il rampino da parte di Robo connette, ultimato Max e gli ultimi colpi, Armut risponde con la propria Suprema, potrebbe averla meglio grazie ai punti deboli. Doppi flash e scatto, nulla di fatto, ma il rischio è stato tanto e questo ci fa capire la tensione tra questi due top laner. Assolutamente sì, entrambi i top laner ancora devono raggiungere le loro power spike, ma non esitano a darsi qualche colpo qua e là. Scambio di flash, scambio di Supreme, alla fine sarà Robo quello a ottenere priorità di corsia. Armut costretto al ritorno in base e adesso il teletrasporto non tornerà nemmeno full vita, ma ha dalla sua quell'idra famelica appena completata che gli permetterà adesso di avere un sustain molto più alto del necessario. In ogni caso abbiamo visto l'ottenimento da parte di Closer del Messaggero della Landa. Qua Shrimp ha un interessante pat nella giungla avversaria, ma purtroppo il lume a breve lo andrà a spottare. Rampino che però non connette su Armut. Armut ora si avvede dalla presenza di Shrimp. Primo colpo, e in ogni caso Armut ora come ora avrà sempre la meglio grazie proprio a quell'idra famelica. Ma già, sempre più spesso abbiamo visto queste Fiora andare più che virtù della triade di Rush di idra famelica. Il Rush di idra famelica è ormai da parte di Fiora un must,
quasi. Ti dà quella pulizia di corsia, soprattutto la Tiamat importantissima come prima componente. Fiorenzo per sé non ha wave clear, quindi non riesce a gestire facilmente le ondate di minion. Avere la Tiamat e poi ovviamente l'Hydra America ti permette di pushare tranquillamente, che le dà così tanta pressione nelle side lane in solitaria. Adesso Armut si prende un'altra placca dalla sua. Ormai non so nemmeno se la virtù della triade sia un oggetto ottimale per Fiora. Il più delle volte le vediamo optare magari per una Mannaia Oscura se l'avversario ha qualche forma di resistenza, o addirittura danza perduta. Addirittura danza della morte nel caso di 1v1 diretti per avere ancora più sustain e ancora più sopravvivenza. Cioè, perché qua sì, io lo trovo la prima catena, su qualcuno la seconda per connettere. Closer si lancia in avanti e credo che abbia miscliccato la Q per la F, ma non so come sia possibile, ma l'ha fatto. In realtà Closer ha il flash sulla D, quindi... Ah, attenzione, chiaramente viene punito per questo champion. Esatto. Flash inizia con F, va sulla F. Sulla F. Questo è il motivo, perché, ma infatti teleport sulla D. Chiaramente. Questa volta il palmo connette perché il flash non è più disponibile, quindi riesce su Lucim, ovviamente non vuole inoltrarsi nella profonda giungla avversaria. In ogni caso l'early game è ormai tra virgolette finito e quindi quattro placche prese da parte dei Royal a dare, diciamo, margine di sicuramente un macro un pochino più aggressivo da parte loro. Evocato il messaggero, era l'ultima manciata di secondi, stava per scadere, quindi Closer costretto un po' a quell'obiettivo. Grab che arriva. Grab però da parte di Lucy, implode sotto i colpi di Armut, che ne guadagna anche l'utilizzo della Suprema stessa. Ora si lanciano su BRTT, privo di spell shield, privo di controlli, privo di danni, privo di protezione. Crollerà sotto il quartetto dei Royal, mentre adesso riuniti tutti e cinque su questo che è evidentemente un push del messaggero, allontanare Goku e lo stesso Shrimp, per anche solo guadagnarne di una sola capocciata. Ricordo che è molto aggressivo da parte di danni, sì. Purtroppo il messaggero ha subito un sacco di danni e quindi farà molti pochi danni alla torre in sé per sé. La vediamo, ha subito un colpo ma ancora ben più di metà HP. Flamengo sono riusciti a disinnescare quella bomba senza soffrire particolarmente. Però i Royal si sono conquistati con il primo sangue, un'altra uccisione. Primo sangue che è andato su Armut, su questa Fiora indispensabile per lui. E un'altra uccisione su LeBlanc, l'assassino che può iniziare adesso a snowballare. Lui si trova un grab. Se il grab c'è anche la lanterna, li porta lì in diretta all'arrivo Sion. Gioca con le sue copie, la soprano di Shrimp. Facile l'ultimo autoattacco per ottenerne la meglio e la vita dell'avversario. Questa è una bella kill da trovare, vai a rallentare un pochino questa LeBlanc che stava minacciando di partire alla grande. Adesso il flash è stato utilizzato da parte sua, quindi ci sarà un po' meno sicurezza per lei. Però quella kill è sempre nel suo inventario, quei 300 gol li ha comunque raccolti, quindi con lo snowball puoi iniziare ad attuarsi. In ogni caso adesso vedremo perché Echo di Luden sia da parte di Goku che da parte dello stesso Seol. Mentre invece in corsa superiore, solo adesso Armut ha chiuso le sue ninja tabby, ma dalla parte di Robo ancora deve concludere il suo primo vero oggetto, la sua prima power spike. Già, Robo sta rushando in tutti i modi questa virtù della triade per avere a livello di statistiche, a livello di potere puro, una possibilità di scontrarsi effettivamente contro Armut. Finché non tiri quell'oggetto non riuscirai mai a uccidere Fiora nell'uno contro uno. Non ne avrebbe meglio. E ha dovuto sacrificare quindi la sua Tiamat. Questo vuol dire che Robo ha molta meno pressione di corsia. Guarda quanto ci ha messo a pulire questa intera ondata e guarda quando l'ondata arriverà, quanto ci metterà Armut a pulirla invece. C'è anche Ci sono due membri dei Flamengo che cercano di impostare un dive, ma è troppo rischioso. Armut ha già praticamente pulito tutta l'ondata. Esatto, e questo è il suo più grande potenziale una volta che ha finalmente ottenuto quella Hydra Famelica e poi in successione andrà a itemizzare in maniera diversa. Lume del controllo da parte di Tolerant, molto bravo, che va quindi a dare visione di Lucy e Shrimp, quindi anche andare a mitigare possibili aggressioni. Nel frattempo Goku va a rispondere a Seol in questa corsia inferiore. Seol, LeBlanc, uno contro la torre, ancora non ha abbastanza potere magico per fare dei seri danni alla struttura. Infatti lo vediamo, un ottimo disperdi di debole la Suprema e Goku gioca con un'aggressione esagerata da parte di Seol, che l'hai detto, non c'erano i danni, perché non ti ha ascoltato Moonboy? Si prova, ci si lancia, arriva il disperdi del debole, tra l'altro un ottimo tempismo che va colpito proprio sul muro. Wow. Troppo rischioso per Seol farsi avanti, cerca la giocata rischiosa ma viene stordito sotto la torre, subisce un sacco di danni e la Suprema di Goku arriva prima che la copia riesca a separarsi, o forse addirittura si era separata la copia, ma essendo sotto torre non è mai andata in stealth, ha continuato ad avere visione. Rivediamo ancora di preciso cosa è successo. Si è lanciato in avanti, arriva lo stordimento, ancora non è proccata la passiva, la Suprema è partita prima, non c'è stata via di fuga per Seol, che tra l'altro aveva perso il suo flash nell'azione precedente in corsia centrale, quindi sprovvisto di quella summoner spell, adesso la seconda morte per lui. In ogni caso Armut è riuscito a ottenere di sola pressione dopo ondata questa torre della corsia superiore. A conti fatti 1-0 in tutti i sensi per Armut in quella corsia superiore. Assolutamente, e quindi nel suo inventario due delle tre componenti della virtù della triade che finalmente è stata completata da Robo dall'altro lato. Ma belluccino,
Cincino che riesce a cogliere Pilot, costretto ovviamente al teletrasporto, ma si parla di Cincini, si parla di grab, la suprema di Tolerant dà modo a Pilot di chiudere infine con l'ultimo colpo e poi lo spellisce di RTT per andare a mitigare i danni della suprema di Pilot, questo sbarramento che non troverà nient'altro. Quello era il range aumentato, quello era un grab che se non fosse stato su questa patch non avrebbe colpito il suo avversario. I Royal giocano molto bene ancora una volta con questo pick di Blitzcrank, che è già il secondo grab che risulta in un'uccisione per loro. E 3-2 adesso si stanno riguadagnando un po' questo vantaggio. Hanno una gold lead che sta quasi per raggiungere 2500 unità, una torre a zero ancora da parte loro. Sono messi decisamente bene in vista del futuro di questa partita che è così importante per loro, perché una vittoria significa pareggiare i conti con i Flamengo, significa forzare quello spareggio e avere ancora la possibilità di andare a conquistare quel secondo posto, significa la sopravvivenza all'interno del torneo. Oh sì, Tolerant molto aggressivo con la sua doppia V, veloce di movimento, Siolla cerca la combo con le proprie catene ma non trova il target designato e quindi di rimando il suo riutilizzo per portarsi fuori dai guai dal trittico dei Flamengo. Tre membri dei Flamengo su questa corsia inferiore vanno un po' a minacciare Siolla, infatti Closer e Tolerant si stanno avvicinando per portare un po' di soccorso. Non sarà difficile alla fine per le Blank pulire le ondate. Armut nel frattempo continua la sua opera di split pushing uno contro uno. E c'è l'ultimo Max che arriva però da parte di BRTT. Un ottimo dodge però da parte di Armut. La suprema dello sbarramento farà evitare a parte di Robo un possibile reengage. Il Chakram avanti e indietro. Ultimo colpo di rampino, il flash. Vanno a rispondere con il flash di risposta. Lo spazzata. Robo, se non fosse per quell'attacco potenziato e lo scudo, sarebbe stato davvero difficile. Ma infine riescono a trovare l'uccisione, ottimo scambio, vai a punire questa Fiora che stava split pushando da sola senza nessun problema e le dai un problema. E questa è una cosa indispensabile da fare, da continuare a fare per i Flamengo, perché se permette l'armo di prendersi la partita... Attenzione però, lo sì, un ottimo grab, nuovamente Goku decide che è il momento che tu muoia, preme R e ormai le sfere oscure sono partite, quando sono partite sono partite. Assolutamente, Siolla ancora una volta sente la furia del suo avversario di corsia, non una facile laning phase per lui. Inoltre però, se ci fai a caso, nell'azione precedente di Armut, per quanto sia morto e abbiano creato problemi, vero, ma comunque richiesto due flash, di cui uno da parte di BRTT, e questo è molto importante. Questo è vero, ha assorbito molte risorse da parte del team avversario, quindi in qualche modo i Royal stanno ancora mantenendo un solido vantaggio in gold grazie a quella prima torre, grazie a tutta la pressione che hanno ottenuto nelle prime metà di gioco. E adesso i Flamengo... Drago della Montagna e Drago della Nuvola contro il singolo Drago della Montagna dei Royal, chiaramente sono messi un po' meglio, hanno ovviamente il supporto dei fan alle loro spalle che continuano ad acclamarle dallo studio. Oh sì. C'è da dire che adesso due Draghi della Montagna, uno per parte e il prossimo, un terzo Drago della Montagna, un po' a sancire, neanche a farla apposta, abbiamo due split pusher, allora mettiamoci tre Draghi della Montagna, perché no? Già, sembrano proprio fatti apposta, fatti a puntino. Continua un po' questa... questo stallo in questa corsia centrale. Tolerant si fa avanti, ancora cerca Tolerant BRTT. Prova il flash supreme grab, qui tra l'altro bravissimo BRTT a evitare anche lo sbarramento. Tutto ciò che poteva evitare lo ha evitato e senza l'utilizzo neanche della suprema da parte dello stesso BRTT, semplicemente un ottimo step step immediato al flash da parte di Blitzcrank. Già, purtroppo la suprema di Blitzcrank non ha trovato il range necessario, non ha silenziato quindi BRTT. Attenzione perché lui si trova un altro grab, il chakra da partire di ritorno, Closer bravissimo in quello che è la sua stasi, potrebbe scappare ma no, Shrimp decide che è il momento di porre fine alle sue sofferenze. Nell'altro lato invece Lucy purtroppo deve cadere sotto i colpi dello stesso Seol, sopraggiunto per lastittare la vita di quest'ultimo. È un 1-1 alla fine. Adesso i Royal hanno spostato Armut in questa corsia inferiore per mettere pressione su questa torre esterna molto più semplice da attaccare della torre interna in corsia superiore e continuare a forzare questo 1-1. Armut adesso ha completato la virtù della triade dalla sua, quindi entrambe le power spike sono complete. Robo dalla sua, gli stessi identici oggetti, ma quella è una Tiamat, non è un Hydra. Già. Attenzione, Tyrant ci prova. BRTT molto reattivo, purtroppo non è così lunga la gittata. Già, lunga, non lo ma trova. Non così lunga. Non trova ogni caso, il grab. Pressione, attenzione perché si roba. Ultimato Max addirittura su Tolerant, molto aggressivo. Vorrebbero addirittura forzare un flash, ma da parte sua non c'è. Un ottimo uncino da parte dello stesso Lucy insieme al rampino. Shrimp rischia grosso, lui ovviamente fautore dell'uccisione sullo stesso Tolerant. I Flamengo piano piano però si stanno riprendendo, seppur a suon di uccisioni, la loro gold lead. Già, esatto. Il fatto è principalmente quello. Si stanno riprendendo uccisioni, ma obiettivi come vedi Royal hanno ancora quelle tre torri contro la singola dei Flamengo. E finché
ci sarà una disparità così alta nella corsia laterale con questa Fiora contro Camille, e ormai col fatto che Fiora ha preso il vantaggio questa disparità probabilmente continuerà a esserci per tutta la partita. Non sarà facile per il Flamengo attaccare le strutture quando si parla dello split push, delle side lane. Devono in qualche modo forzare la Fiora all'interno di un team fight e cercare di sfruttare Robo nello scontro diretto, nella schermaglia, meglio che nell'1v1. Se lo tengono contro Armo da solo continuerà a perdere rilevanza. Questo è vero, in ogni caso vedremo adesso come imposteranno l'azione, perché siamo a 2 minuti e 10 dal Drago della Montagna, 23 minuti e 45 ormai, il Barone da ben più di 3 minuti è lì che aspetta, attende coloro che useranno sfidarlo per ottenerne il suo potere. Quello è un obiettivo abbastanza interessante, entrambi i team hanno un Drago della Montagna, quindi per entrambi i team ci sarà la possibilità di rusharlo con un po' più di facilità. Il prossimo Drago, come hai menzionato prima, è un altro Drago della Montagna, e quello sarà Aspettano. Forse quello che darà il vantaggio a un team o l'altro. Attenzione, perché qui Robo incontra Armoth, quest'ultimo preso aggressione dalla W della stessa di Robo. Non osa però, non avendo visione nella giungla stessa, quasi in quel fiume, non avendo visione non osa avvicinarsi con il proprio rampino, e purtroppo quindi la aggressione finisce in un semplice colpo. Oltretutto per Robo non è mai semplice cercare di attaccare Armor, perché qui Pilot molto aggressivo, disperde debole che purtroppo non coglie, il bersaglio disegnato, ma sono già due le sfere oscure messe in campo da Goku, ma alla fine nulla verrà innescato. Come stavo dicendo, non è facile per Robo aggredire Armoth, perché il rampino può essere facilmente bloccato dalla parata di Fiora per andare a negare il controllo e a volte quasi ribaltarlo addosso al tuo attaccante. Oltretutto il pattern di trade di Camille è molto più limitato e molto più legato al cooldown della sua Q. Quando trova quella Q potenziata, l'autoattack potenziato e il reset con il danno puro, può trovare quel chunk di danni come abbiamo visto in quella corsia inferiore, ma i reset della Q di Fiora quando trova un bersaglio le permettono di poterla spammare molto più liberamente, il DPS di Fiora è molto più consistente. Oltretutto vedo nell'inventario di Armoth un MC Spada che potrebbe essere un Angelo Custode, ma potrebbe essere anche, e quella gemma infuocata me lo fa pensare, una lancia di Shojin, che quindi andrà a massimizzare il suo potenziale di trade nell'1v1. Una volta utilizzata quella Suprema, una volta utilizzato il duello, non ci sarà scampo per Robo, che non vorrà utilizzare il suo Hextech Ultimatum, non vuole rimanere chiuso nella gabbia con quella Fiora. Esatto, andando qui Tolerant prova nuovamente il grab, ma nulla di fatto purtroppo. Adesso vedremo nuovamente a questi 10 secondi al Drago della Montagna. È ovvio che il Drago della Montagna innescherà poi un possibile Baron, qualora ci sia un teamfight, o semplicemente darà posizione di favore a chiunque riuscirà a ottenerlo. Assolutamente, piano piano ci stiamo avvicinando al 26esimo minuto e gli oggetti stanno per essere completati da molti giocatori. Entrambi i mid lane hanno optato per Echo di Luden più Velo della Banshee per proteggersi da questi grab che entrambi i team hanno nella loro posizione di supporto. Parte l'engage. Robo si lancia in avanti, ma alla fine riusciranno a tenere il rampino più il knock-up da parte di Closer. BTT riuscirà a ottenerne l'uccisione. Si lancia un po' troppo in avanti, però Robo che verrà immediatamente debellato dal trittico dei Royal. Nulla di fatto, uno per uno sì. Ma hai perso il top laner, mentre dall'altra parte hanno perso il loro jungler. Attenzione su BRTT, Seol prova con le proprie catene, la prima purtroppo non trova modo e adito di ottenerne la seconda, e quindi nulla di fatto. Ripetiamo però, ovviamente la morte di Closer non permette, per quanto abbiano perso Robo, di poter aggredire quel drago. Ma comunque i Royal stanno mantenendo un'altissima pressione, perché Armoth è ancora in quella corsia inferiore, sta andando a minacciare la torre interna, ormai è troppo tardi per fermarlo. Goku deve stare attento. Assolutamente stare molto tanto, ma infatti anche BRTT si è spostato in quella corsia inferiore. Vogliono ottenere quell'uccisione, sarebbe molto importante per loro, avrebbero un grande potenziale. Ma ovviamente il team dei Royal è subito pronto a dare manforte, e questo però gli dà priorità su questo Drago della Montagna. Già adesso il vantaggio numerico, sta arrivando anche Closer. Fiora può farlo da solo. L'obiettivo cadrà presto nelle loro mani, questo sarà il secondo Drago della Montagna per i Royal. E quindi un... dato freddo quando ho visto il cercatore del vuoto. Niente, non è il cercatore del vuoto, credo. È il Prey Seeker. Chi lo sa? È sempre del vuoto. Sì, in effetti sì. Quindi teletrasporto su quella che però è una torre che sta per essere rushata, e questo è un teletrasporto che si spreca nel nulla da parte di Seol. Maldestro. Già un po' troppo ambizioso quel teletrasporto. Anche perché, anche se ci fossi riuscito, poi avresti avuto la torre distrutta e tu in mezzo a 5. Non una bella situazione. Non proprio. No, direi che di base preme a miskill cap. Speriamo. Speriamo di sì. Nel frattempo il Flamengo cercano di riacquistare un po' di pressione attorno alla tana del Barone. Ci stiamo addentrando sempre di più verso questa partita. Quasi 28 minuti, tutti e tre i draghi del montagno sono stati consumati, e quindi la pressione su quell'obiettivo è enorme, da un team o dall'altro. Ma Armoth ha completato la sua lancia di Shojin. Armoth sta volando. In questa corsia laterale non c'è nessuno che può reggere di testa.
Robo a breve avrà nuovamente il suo teletrasporto e quindi sarà lui quello ad andare a rispondere alla Fiora nello split push. Ma adesso che non ha più una torre interna, o si rifugia all'interno della sua stessa base e quindi dà ai Royal molta più pressione di mappa, perché permette ad Arnold di muoversi facilmente attraverso la giungla e controllare praticamente tutto quel quadrante inferiore, o si espone troppo e rischia di morire contro la Fiora avversaria. Questo è vero, in ogni caso vedremo, perché adesso ormai è a 3 minuti e 45 da un drago dell'oceano, per quanto sia tra virgolette insignificante rispetto a quelli a cui si possa ambire come un infernale, e draghi della montagna che però ormai sono già stati tutti ottenuti. Vedremo, perché in realtà è brutto a dirlo, ma quando hai due uncini, due grab, stai solo aspettando chi riesca a ottenerne la priorità. Già, assolutamente. Oltretutto Tolerant con quel range aumentato, con il fatto che può vedere se Lucy inizia a caricare il suo, a volte c'è abbastanza tempo per effettivamente grabbare il Thresh prima che il Thresh possa grabbare te. E in ogni caso manterrai comunque Armato sulla side lane, perché l'hai detto, è invincibile, letteralmente è invincibile, non, a meno che non vengano in 3 o in 4 e lì perderebbe qualcosa. Ma attenzione, perché su Tolerant arriva il rompino da parte di Lucy, troveranno infine l'ultima uccisione grazie a Shrimp stesso con il knock up, e adesso però hanno della priorità. Hanno la priorità, infatti Armut richiamato, potrebbe dover spingere la corsa inferiore o ovviamente arrivare lì con un teletrasporto. Eh già, se non hai visione del Thresh è difficile rispondere al suo uncino, e Tolerant ne paga il prezzo. Ancora il flash disponibile, ma non è nemmeno riuscito a utilizzarlo per cercare di fuggire. Ottima mossa dei Flamengo, che si conquistano quindi un attimo di 5 contro 4. Ma Armut, attenzione, la suprema da parte di Armut, la parata purtroppo non trova il rallentamento. Un attimo stun, l'ultimatum exit, ma alla fine avrà la meglio. Insieme alla rigenerazione, seppur i colpi di torre si faranno invadenti, oh, da fare. Intanto qui, bravissimo closer a ottenerne l'uccisione. Goku pure da solo contro tutti, riuscirà infine a cadere, seppur la sua suprema. Ma alla fine sarà Pilot a tenerne l'uccisione. Qui Shrimp ha cercato addirittura, con soltanto ottenendo il flash da parte di Armut. Ma adesso la priorità è tutta dei Royal per questo barone. Assolutamente sì, questo è stato un successo totale dei Royal su tutta la mappa. Armut che trova finalmente quell'1v1, è riuscito persino adesso ad abbattere la torre dell'inibitore. Nel frattempo i Royal sono sul barone. BRTT costretto a tornare in base per rispondere a questa Fiora che è arrivata con il teletrasporto, pur di mantenere la pressione alta. E i Royal adesso si prendono il Baron senza nessun problema. Devi farlo, puoi farlo, perché in questo momento non solo hai preso il barone con due draghi della montagna, Armut che abbiamo detto è invincibile ora come ora, abbiamo visto divare addirittura Robo in corsia inferiore. E qua vediamo cosa ci siamo persi mentre stava succedendo quell'1v1 in corsia inferiore, perché Siol si è lanciato in avanti, ha trovato la catena su Lucy indispensabile. Lucy non aveva via di fuga, l'uncino non trova un bersaglio. Goku che interrompe il suo recall per cercare di salvarlo, ma non riesce a dare il colpo di grazia a Closer, che lo passa ai suoi compagni di squadra, e Pilot trova quell'uccisione. Vantaggio totale e grande gioia nel booth dei Royal Youth, che questa vittoria, vittoria di teamfight li mantiene in vita in questa partita. E ricordiamo, questa partita è assolutamente indispensabile. Una sconfitta significa salutare i mondiali, significa tornare a casa. Una vittoria significa forzare quello spareggio, l'unica speranza. Adesso vedremo, perché è Robo molto aggressivo, si ferma da parte di DRTT, ma alla fine Pilot è libero di usare il proprio teletrasporto per portarsi fuori dall'aggressione nemica e nulla di più. E adesso ovviamente devono solo cercare di temporeggiare. E la cosa più preoccupante è che seppur tu potrai anche per temporeggiare, sarà comunque difficile avere un vantaggio quando hai già perso un teamfight su più corsie. Già, questo è assolutamente vero. Vuoi, solitamente arrivi a un certo punto che sei così in svantaggio che pur di ottenere qualcosa vai a sacrificare magari una torre su un lato di mappa per prendere una kill dall'altro. Ma in questa situazione non so quante persone ci siano, perché arriva la punizione calciale, l'ultimatum Max insieme alla testa spazzata, la parata da parte di Armut, purtroppo non troverà la connessione, la suprema da parte di lo stesso Goku, ma dall'altra parte Pilot disintegra torre e lo stesso BRTT. E tanto vale, perché adesso hanno con il favore del barone la maggior parte dell'aggressione su quella che è la prima torre, o meglio ultima, prima dell'inibitore della corsia centrale, mentre la corsia inferiore ormai è sotto aggressione nemica e libera dall'inibitore. Questo costringe Flamengo ad andare di tutta risposta con l'intero team. Ultimi attacchi per abbattere l'inibitore. Nel frattempo Siol ha portato un'ondata di minion sulla corsia superiore e stanno andando a bussare anche su quella struttura. I Flamengo hanno trovato l'uccisione su Armut, ma l'hanno pagata cara. Come stavo dicendo, pur di ottenere qualcosa sacrifichi molto di più. E sì, hai trovato quell'iniziale vantaggio, ma hai bisogno di così tante risorse in più rispetto a quelle che puoi permetterti di trovare adesso. Adesso con 1:10 ancora della mano del barone che potenzia i loro minion, 10 secondi ad Armut che di tutta corsa potrebbe ancora arrivare, basterebbero ancora 30-40 secondi per un ultimo teamfight. Robo cerca di scatenare con un rampino una possibile aggressione, anche solo far retrocedere, ma intanto Siol in corsia superiore, solo soletto con i propri minion potenziati, riesce a distruggere anche la torre superiore. Questo libera completamente le difese dei Flamengo, che si trovano scoperti e nudi nella loro base. E il vantaggio dei Flamengo è che stanno lottando nella loro base, quindi BRTT è tornato
in vita e si è subito riunito al suo team. E qua vediamo come effettivamente è morto, perché ancora una volta Tolerant, meravigliosa esecuzione, Flash, questa volta è in range, la Suprema assorbe lo Spell Shield e il grab si porta a casa Sivir. Questa è lezione di Blitzcrank, signore e signori. Già, e intanto Armut decide che Closer in realtà è inutile, non gli serve il jungler, ma a quel punto dice no, aspetta, almeno fammi fare il mio lavoro. Punizione che viene utilizzata, ma solo a scopo educativo e nulla di più. Terzo drago elementale per loro e vanno quindi a sbloccare lo spawn del drago maggiore. Ancora poco meno di 5 minuti per quell'obiettivo. Chiaramente i Royal vorrebbero puntare a concludere molto prima. Interazione decisamente particolare, era arrivato il grab, ma perché quel blu non si sta muovendo? È Goku che lo sta tenendo con la forza di volontà, non lo vuole cedere, questo almeno lasciatemelo, prendetevi il mio AD carry, ma non il mio blu. Giusto. I Flamengo riescono a resistere un pochino all'interno della loro base, ma... Devi guardare oltre, lanci il blu in mezzo a BRTT e il grab. Attenzione, non l'avevi pensato, neanche io. Sicuramente no. In ogni caso adesso vediamo Armut continuamente inseguito da tutto il team, spazzata che purtroppo riesce a trovare Armut, la parata in schiena appena anche l'ultima Doom Exit, tutti quanti sono su di lui e finalmente il panino da parte di Flamengo, ma intanto va bene così perché sono 4 su 1 e questo vuol dire che i Royal sono liberi di poter prendere anche un altro inibitore, il secondo. Ne manca solo uno e poi solo le torri del Nexus. E se non altro, gli inibitori non ti danno effettivamente vantaggio monetario. Vero. Vanno ad attivare il push continuo e la pressione costante nella base avversaria che i Flamengo non possono veramente permettersi di sostenere a lungo. Ma adesso Rob è liberato in questa corsia inferiore per prendersi almeno questa torre, che sono un po' di gold che al suo team fanno comodo. I Flamengo addirittura hanno adesso un vantaggio di decisioni, ma sono sempre in svantaggio di gold per circa 4.400 unità. Viol gira l'angolo, sa bene dove era Robo, la prima connessione purtroppo non trova la seconda, arriva lo sbarramento, sta arrivando anche Closer, la Suprema da parte di quest'ultimo non è disponibile, questo dopo la ovviamente stasi non permetterà il proseguo dell'aggressione e sarà un suicidio. Sì, la torre l'ha pagata cara, questa è una kill che non vorresti perdere in questo momento, manca poco più di un minuto al Baron e con questi dead timer così alti adesso non sarà difficile per i Royal Youth ottenere priorità attorno alla tana del Barone. I Flamengo, se vanno a cedere anche quell'obiettivo con la base già in macerie, non so quanto riusciranno effettivamente a difendere le loro torri del Nexus. Allora, il problema più grande, per quanto tu abbia Robo, è che sono 9 torri a 3. Già. Hai tanta strada da fare e team fight anche solo al Barone, con il Barone stesso, non ti garantirebbe la vittoria. Questo purtroppo è vero e su questo devo dare totale credito alla draft dei Royal, con quella speak di Fiora che è andato a rispondere perfettamente a quello che Camille voleva fare all'interno della partita. La corsia superiore è stata immediatamente nullificata. Questo Blitzcrank oltretutto ha fatto valere la, possiamo dire, anche strambezza di questo campione. Non lo vediamo da tanto tempo e prima sua apparizione mondiale, spero a questo punto non ultima, perché Tolerant ci ha dimostrato in questo game che un corretto utilizzo può dare un enorme vantaggio al tuo team. Anche perché vai a counterare per l'appunto quello che può essere una di carry come la stessa Sivir e il suo Spell Shield, ma così come anche un supporto come Morgana, che sono generalmente dei pick molto particolari. Questo ti permette di utilizzare Blitzcrank come carta jolly per andare a debellare anche quelli che sono delle risposte magari un po' strane. Assolutamente sì, c'è sicuramente quella possibilità. Nel frattempo BRTT ha raggiunto quasi la fine della sua build, 4 oggetti da critico, quindi 100% di probabilità. Ma quanti fight abbiamo visto di cui BRTT faceva parte? Ormai sembra che sia relegato a pulire le ondate di Super Minion che stanno arrivando e se rischia di, se si espone anche solo per un momento, viene grabbato, portato via da Tolerant e ucciso. Adesso i Royal è tornato nuovamente il Baron, hanno priorità totale su quel lato di mappa. Attenzione Armut, scatena la propria Suprema su Robo, nulla di fatto, quest'ultimo vola via col rampino, sa che ha un Supremo utilizzata, c'è solo una risposta ed è quella di scappare. Assolutamente sì, e adesso sarà ben difficile per Goku e Robo reggere il peso dei due solo laner dei Royal invece, che stanno bussando a quell'inibitore e vogliono a tutti i costi prendersela. Addirittura BRTT è corso in difesa della sua base perché anche lui ha il teletrasporto disponibile. Esatto, perché per un punto sia le Armut sono gli unici, o meglio coloro che hanno il teletrasporto disponibile, e intanto sono sul Baron i Royal e questo permette l'aggressione, ma attenzione, si è molto aggressivo, trova su Closer, per quanto l'angelo custode lo possa proteggere, un ottimo sbarramento, la maggior parte delle loro vite viene portata alla pietà, mentre qui Armut e Seol continuano ad aggredire però la base. Stare molto attenti, sono sulla base, che addirittura la prima torre del Nexus, devono stare attenti per quanto Closer possa morire, è un 2 contro 1, Robo è costretto a fuggire, BRTT solo adesso si fa avanti, gli ultimi colpi, riuscirà a tenere la vita di Seol con lo shutdown. E adesso per BRTT è il momento di fare i miracoli, perché il proprio team ha ottenuto 0 uccisioni e addirittura Shrimp è morto sotto i colpi di Pilot.
Wow, questo non è andato affatto come i Flamengo volevano che andasse. Avevano addirittura quasi il vantaggio numerico su quella più superiore, ma BRTT costretto a tornare in base a difenderla. I Royal hanno quasi chiuso la partita lì per lì. Adesso, avendo perso soltanto il loro mid laner, il Baron è il prossimo passo naturale. Ci sono solamente BRTT e Goku ancora in vita da parte dei Flamengo, e questo obiettivo se ne va subito. È brutto da dire, ma credo che i Flamengo, dopo questi continui team fight, sappiano un po' come sta per andare a finire la partita. E salvo più miracoli, sarà difficile per loro riuscire a ottenere la meglio di questa partita. Assolutamente, i Royal li stanno portando a spasso per la mappa, mettendo pressione da un lato e dall'altro. I Flamengo non riescono a rispondere su ogni fronte. Perdono parte della base, perdono il Baron e adesso perderanno anche questo drago maggiore. E quando i Royal si ripresenteranno nella base avversaria, bussando sul Nexus, sarà niente che i Flamengo possono fare. Questa sarà la loro ultima resistenza. Tornate in base, acquistate i vostri oggetti, potenziativi al massimo. Questo nel frattempo era quello che stava succedendo in quella base nemica. I Royal hanno distrutto le torri nemiche, e se il BRTT non fosse tornato a difendere la base, quei Super Minion probabilmente da soli avrebbero distrutto la partita. Sì, già il fatto che BRTT fosse effettivamente quasi full build, quindi con tutti quei critici, sia riuscito a scacciare Armut, è una cosa non assolutamente garantita. Se Armut avesse avuto magari la possibilità la di gettarsi addosso a BRTT, di raggiungere con le sue abilità, ci avrebbe provato. Questo è poco ma sicuro. Assolutamente. Ma prima un po' stavo dicendo che serve un grande miracolo, più miracoli. Ora serve qualcosa di più, perché con il drago maggiore ed il barone dalla parte di Royal si apprestano a quello che è a tutti i fatti l'ultimo assalto. Assolutamente sì, vogliono fare le cose seguendo il manuale, e quindi si affacciano all'unico inibitore ancora in vita. Vogliono completamente strozzare gli avversari, vogliono impedire qualsiasi chance di rispondere. E occhi puntati su Tolerant, perché un grab apre e chiude la partita. Esatto, e in realtà purtroppo neanche un grab di lui potrebbe dare speranze, anzi potrebbe in realtà far solo scattare Armut in direzione della backline dei Flamengo. Tolerant molto aggressivo, il grab che si spegne nel nulla. Lui si trova la spazzata su Closer, ma questo lo espone enormemente. Addirittura l'ultimatum Max da parte di quest'ultimo. Troveranno infine Pilot, però la di carry dei Royal è caduto, ma dall'altra parte viene isolato lo stesso Rob e viene punito, così come Shrimp, che ormai si sono focalizzati su una backline che si è caduta, ma ti lascia scoperte. Per quanto Goku cerchi di fare veci di ultimo difensore, il baluardo ormai è caduto, sono ormai tutti caduti, manca soltanto Goku per quella che è la carneficina e forse la pennellata d'autore per quella che è stata una partita magnifica. E carneficina! I Royal quindi trovano la vittoria e forzano lo spareggio. Contro tutte le aspettative, non sono ancora fuori dal mondiale. Sconfitta amara per i Flamengo, che potevano acquistare già il loro biglietto di avanzata nel torneo, ma così è stato, e tra qualche ora dovranno ripresentarsi su quel palco, dovranno riaffrontare gli stessi avversari e dovranno confermare o negare del tutto la loro superiorità. Ma che fai? Lo banni Blitzcrank? Sei davvero sicuro di bannarlo? Io purtroppo sono sicuro, e anche se gli stessi giocatori mi potessero anche solo confermare di no, non è così, io sono comunque sicuro che Blitzcrank abbia distrutto la draft di Flamengo, più che altro perché Syndra doveva andare bot. Ne sono sicuro, perché l'utilizzo che ha usato, che ha fatto BRTT di questa Sivir, come hai detto te, addirittura lasciata più volte a semplice spazzino delle corsie, non l'ho vista mai veramente nel vivo dell'azione, e seppur protetta, perché Lucy stesso faceva da grande frontline con le sue spazzate, non è mai riuscito ad avere quella priorità e quello spazio con questa Sivir. Questo è ben possibile, anche perché abbiamo visto che i Flamengo stessi hanno bannato Pyke in seconda fase, quindi esatto, volevano rimuovere quei campioni da supporto aggressivi che avrebbero potuto mettere un po' i bastoni tra le ruote di una Syndra, di un mago immobile. E alla fine questo pick di Blitzkrieg e questo pick di Fiora sono stati indispensabili per i Royal Youth, perché hanno esattamente disperso quello che i Flamengo cercavano di fare. Hanno risposto su ogni lato, e per quanto i Flamengo potessero in qualche modo cercare di rifarsi, nel momento in cui quella Fiora ha preso il vantaggio in corsia superiore contro Camille, ho già capito che lo split push, quella condizione di vittoria che si erano aperti con l'ultimo pick i Flamengo, si è immediatamente richiuso e nella top lane non c'era più niente da fare. Una bellissima performance da parte dei Royal Youth, che quindi trovano questa vittoria abbattendo il team che li aveva sconfitti nel girone di andata, e adesso si deve ripartire da capo. Adesso questi team devono ritrovarsi sul palco tra qualche ora per disputare la partita di spareggio, per decidere effettivamente chi sarà quel secondo seed ad Undici ad Amun nell'uscire dal gruppo D, e chi invece sarà il team che dovrà terminare qua la loro run ai mondiali. Purtroppo è un dispiacere, perché tutti questi team ci hanno dimostrato di essere davvero formidabili su alcuni aspetti,
anche un gioco diverso da parte per esempio di Flamengo, molto fisico, molto aggressivo, ma anche molto divertente, molto spensierato in alcune parti. Da parte di Royal invece cercano quasi la perfezione, vogliono le giocate che gli consentono di ottenere quasi il 100% del risultato, dell'ottimale. E mi fa piacere perché servono un po' questi team che hanno queste due grandi distanze, queste due grandi varietà, perché per appunto danno maggior varietà allo stesso gioco dei vari team. Detto questo, i Royal riescono a vincere semplicemente perché non ho detto nulla su di loro, ci hai fatto caso, questo giro ho detto niente, quindi proverò anche nel prossimo, non posso garantire questa cosa. Ma in ogni caso, davvero un'importante vittoria, perché l'hai detto, adesso però sono i Flamengo che sono usciti fuori da una sconfitta diretta contro i Royal, devono ripresentarsi tra qualche ora nuovamente contro gli stessi, yeah. E peserà davvero tanto a livello di pressione fisica e mentale quello che è stata una sconfitta. Direi cocente. Tre torri, direi cocente. Una sconfitta bella amara, perché eri a un passo dall'essere salvo. E invece sì. Adesso devi lottare per la tua sopravvivenza anche tu. Però una cosa che va a favore dei Flamengo è che questa non è stata una vittoria tradizionale, pulita. Vero? Da parte dei Royal Youth. Ci sono stati questi pick particolari, ci sono state delle stranezze che sono arrivate in quella fase di draft. E se, come dicevi tu, quel pick di Blitzcrank ha effettivamente gettato il caos nei piani dei Flamengo, adesso lo sanno e adesso possono adattarsi. Hanno adesso l'ultima partita regolare della giornata, che si disputerà a breve tra gli Hong Kong Attitude e i Loki Esports per il primo seed dal gruppo C. È il loro tempo libero, perché non hanno necessariamente bisogno di guardarla, possono dedicarsi completamente a studiare un piano di gioco per affrontare questi Royal Youth che li hanno appena battuti. E questa carta di Blitzcrank, questa carta di Fiora, non sono più assi nella manica che i Royal Youth potranno utilizzare. Anzi, addirittura potrebbe essere il caso di mettere in campo loro dei pick particolari, delle carte jolly, perché a conti fatti, per quanto tu magari non voglia dare il tuo 100% segreto per farlo vedere a tutti gli altri team, beh, o lo fai adesso o non avrai l'occasione di mostrarlo agli altri team. Già, assolutamente. Infatti è ben possibile anche che il team di Flamengo si sia un po' trattenuto in questa partita, perché avendo già battuto i Royal Youth nel girone di andata, vero, non sentissero necessariamente il bisogno di giocare subito tutte le loro carte, dal momento che hanno comunque quella seconda opportunità. Quindi sicuramente una sconfitta amara, perché ti impedisce di essere già rilassato, finire la giornata qua, tornare a casa e guardare